Io punto molto sull'Abruzzo e penso che l'Abruzzo possa fare la differenza per la Lega e per il centrodestra. Siccome si vincerà, ma magari si vincerà di poco, mi piacerebbe che l'Abruzzo, la scelta degli abruzzesi fosse fondamentale per dare all'Italia un governo di centrodestra con una Lega forte. Unica fermata abruzzese è la provincia di Teramo e Colonnella. Matteo Salvini, leader e candidato premier della Lega Nord, scende in Abruzzo per il suo tour lungo la penisola, partecipando ad un incontro con gli elettori organizzato dai vertici regionali della lista Noi con Salvini. Tra i temi toccati da Salvini, centrale quello dell'immigrazione, su cui, assieme a quella che ha chiamato pace fiscale, si gioca la campagna elettorale e la sfida tutta interna al centrodestra per la leadership della coalizione contesa Forza Italia. In un paese normale io apro le porte del mio paese a chi porta rispetto. Chi scappa dalla guerra ha in casa mia casa sua. Donne e bambini che scappano dalla guerra hanno in casa mia casa loro. In giro per l'Abruzzo, in giro per Teramo, in giro per Pescara, per Chieti, per L'Aquila, quante donne o bambini magrolini vedete? Io vedo un sacco di ventenni belli robusti col cappellino, il telefonino e le scarpe da tennis che dovrebbero tornare là da dove sono arrivati. Presentazione delle candidature regionali anche per la lista 10 volte meglio, capeggiata a livello nazionale dall'imprenditore veronese Andrea Dusi. Il nome del partito è anche lo slogan della campagna elettorale. Per un'Italia dicono che può essere 10 volte meglio di quella attuale. Al primo posto del programma politico il lavoro e la lotta alla disoccupazione giovanile. Tra queste cose strutturali da cambiare c'è sicuramente il discorso del mondo del lavoro, quindi avere come primo target la riduzione della disoccupazione giovanile e stimolare dei settori cruciali come l'innovazione, come la sanità, come la cultura, ma anche e soprattutto il settore dell'educazione, intendendo per educazione la scuola, l'università, che sono i momenti cruciali di sviluppo della persona e che restituiscono dei giovani che in questo momento sono quasi tutti sfiduciati. Intanto all'interno del Partito Democratico regionale e pescarese scoppia la grana Giuliano Diodati. L'ex assessore allo sport del comune di Pescara si è autosospeso dal partito con una lunga lettera indirizzata ai vertici regionali e comunali. Diodati, non è un mistero, non ha digerito il defenestramento dalla giunta guidata da Marco Alessandrini, di cui ha sempre detto di non capire le motivazioni. Nella lettera Diodati rimprovera al PD l'allontanamento dal partito della sua base elettorale, dai cittadini, scrive, sempre più smarriti e amareggiati. Il gesto di Diodati fa il paio con la decisione di qualche giorno fa presa dall'assessore regionale Donato Di Matteo, che ha deciso di uscire dal Partito Democratico in dissenso con la linea della segreteria e del presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso.